la sostenibilità è cercare in qualche modo di preservare il nostro mondo e cercare di consegnarlo quanto più possibile in buone condizioni ai nostri figli, ai nostri nipoti, a tutte le persone che verranno dopo di noi. Io credo che semplicemente si debba pensare in piccolo, è inutile pensare a grandi, ai massimi sistemi, se poi non siamo capaci, no, in casa nostra di fare quelle poche regole che insomma comunque tutti conosciamo, e devo dire che io sono stata abbastanza brava a praticare e anche ad insegnare ai miei figli, che oggi alle volte mi riprendono quando non sono attenta. Ma io credo che prima di tutto si debba trovare un benessere interiore. Io oggi mi reputo una persona, una donna molto, molto serena, molto, molto risolta, perché ho fatto una professione che ho scelto, che ho amato e che amo profondamente, perché ho una famiglia meravigliosa, quindi la mia isola è felice nei momenti di grande difficoltà. E poi naturalmente insomma, ci sono tante cose, ognuno di noi poi sceglie, no, la strada. Per me, per esempio, è sicuramente qualcosa che mi dà benessere è essere sempre in movimento e cercare sempre di, come dire, di tenere proprio i motori accesi, perché mi rendo conto che nel momento in cui mi fermo perdo un po' anche, no, la verve, perdo il nervo nell'affrontare la vita. Questa è la mia ricetta, poi ognuno di noi ha la propria.